Buonasera, signor procuratore. Giacomo sta tornando a casa. Temo che voglia riprendere la fuga e portarsi via il bambino. Il drammatico contenuto della telefonata, arrivata all'alba di giovedì 11 luglio al procuratore di Brescia Francesco Prete, ha giocato un ruolo cruciale. A fare la segnalazione è stato un familiare molto vicino a Giacomo Bozzoli, spinto dal desiderio di giustizia e dal timore che l'uomo potesse coinvolgere anche il figlio nella sua latitanza. Grazie a questa telefonata, i militari sono riusciti ad arrestare Bozzoli. I carabinieri del reparto operativo di Brescia lo hanno trovato nascosto nel cassettone del letto della sua villa a Soiano, sulla sponda occidentale del lago di Garda. Aveva con sé un borsello contenente 50.000 euro in contanti e sperava di non essere scoperto. I poliziotti erano già a conoscenza della sua posizione grazie alla telefonata e alle cimici nascoste giorni prima nella villa. Quando sono arrivati, hanno trovato il frigorifero pieno e soprattutto la camicia a fiori che Bozzoli aveva indossato durante la fuga. Questa camicia era visibile nell'immagine catturata dalla telecamera di sorveglianza di un hotel a Marbella, Spagna, una foto che è diventata famosa in tutto il mondo. La camicia, insieme ad altre evidenze come una telefonata fatta a uno dei 14 numeri sotto controllo e l'accensione dell'impianto di condizionamento, ha tradito la sua posizione. Bozzoli era latitante dal 1 luglio, giorno in cui la Corte di Cassazione aveva emesso la sentenza definitiva di condanna all'ergastolo per l'omicidio e la distruzione del cadavere dello zio Mario Bozzoli. I fatti risalgono all'8 ottobre 2015. Secondo i giudici, Mario fu assassinato dal nipote e il suo corpo fu bruciato nella fonderia di famiglia a Marcheno. L'uomo è stato inizialmente trasferito al carcere Canton Mombello di Brescia e successivamente spostato al penitenziario di Bollate a Milano, dove viene sorvegliato a vista e continua a proclamare la propria innocenza. Ricomponiamo ora le fasi tumultuose della sua fuga. Un viaggio che rasenta l'avventuroso e il grottesco e che i carabinieri e la procura di Brescia stanno ancora cercando di ricostruire nei minimi dettagli. Il 23 giugno, alle 3 di notte, una settimana prima della sentenza definitiva, Bozzoli interrompe ogni comunicazione con il mondo esterno, spegne il telefono e scompare. Alle 17.45 dello stesso giorno, una telecamera stradale nei pressi di Desenzano del Garda riprende la sua Maserati Levante. Da quel momento non si hanno più notizie dell'auto e nemmeno di Giacomo Bozzoli. La sera del 1 luglio, quando i carabinieri bussano alla porta della sua villa per arrestarlo, Bozzoli non è in casa, così come la moglie e il loro figlio. Iniziano allora le ricerche, che coinvolgono forze di polizia a livello mondiale. Le indagini portano a scoprire che il 30 giugno Bozzoli e la sua famiglia sono stati all'Hard Rock Hotel di Marbella, nel sud della Spagna. Da un video si evince che l'uomo indossa un cappellino e la camicia a fiori menzionata in precedenza. Il 4 luglio si verifica un altro colpo di scena. La moglie e il figlio tornano in Italia con il treno e arrivano alla stazione centrale di Milano, dove chiamano i parenti per farsi venire a prendere. La donna, subito interrogata dagli inquirenti, fornisce la sua versione dei fatti. «Prima siamo stati in vacanza a Cannes, in Francia, dove ho perso il telefonino, ma non so come, e poi a Valencia, dove abbiamo portato il bambino a vedere l'acquario. Quindi siamo arrivati a Marbella. Mio marito, però, l'ho perso di vista il 1 luglio, quando abbiamo saputo della sentenza. Ero così scioccata che ho perso la memoria. Non so neppure come sono tornata a Brescia». La ricostruzione fornita è poco credibile, costellata da numerosi non so e non ricordo. Nel frattempo, Giacomo Bozzoli prosegue la sua latitanza. Il suocero, Daniele Colossi, imprenditore nel settore dell'arte, e il padre, Adelio, lanciano ripetuti appelli per la sua cattura. Giacomo torna a casa! Ma l'uomo non si arrende. Gli inquirenti sospettano che si sia imbarcato dalla Spagna per raggiungere l'Africa, forse rifugiandosi a Capo Verde, un paese che non prevede l'estradizione e dove numerosi imprenditori bresciani hanno investito nel settore dell'edilizia.
In effetti, già nel 2018, durante la bufera giudiziaria, Giacomo aveva cambiato la denominazione della sua azienda da commercio di materiali ferrosi a costruzione e ristrutturazione di abitazioni. Un'altra possibilità è che, con l'aiuto di alcuni imprenditori dell'Est Europa, abbia cercato di raggiungere il Montenegro o la Bielorussia, dove probabilmente avrebbe avuto già contatti e affari. La sua fuga continua. Nel frattempo, il 10 luglio, la procura ascolta il figlio di 9 anni in audizione protetta. Il bambino, che non aggiunge molto a quanto già dichiarato dalla madre, racconta dettagli della vita quotidiana. Parla di come il padre, poco prima della partenza, gli avesse regalato un vecchio jukebox proveniente da un bar e ricorda il suo compleanno. Arriviamo alla notte tra il 10 e l'11 luglio. Giacomo si trova a Soiano, ma il suo piano di tornare a casa e fuggire con il figlio è conosciuto solo da un parente. Quest'ultimo chiama la procura, scatenando il blitz nella villa. All'ingresso i militari hanno notato subito la camicia a fiori e un paio di scarpe, chiaramente riconducibili al ricercato. Perquisiscono l'abitazione da cima a fondo e trovano Bozzoli rannicchiato nel cassone del letto. Piange e chiede di morire. Viene arrestato e condotto in carcere. Nel borsello trovato con lui c'erano 50.000 euro in contanti. Servivano per un'ulteriore fuga? Ha organizzato tutto da solo o ha ricevuto aiuto? E com'è tornato a casa senza l'auto? Qualcuno lo ha accompagnato? Ma è davvero plausibile che sia rientrato già il 4 luglio con la moglie e il figlio e sia rimasto nascosto in zona per 6 giorni? Queste sono domande che presto troveranno risposta. Nel frattempo, in cella, Giacomo ha scritto una lettera per ribadire la propria innocenza e annunciare l'intenzione di richiedere la revisione del processo. Nella lettera Giacomo menziona anche una testimone austriaca, impiegata di un'azienda di metalli, che lo scagionerebbe. Come forse ricorderete, tra gli indizi contro l'imprenditore c'era anche la somma di 4.400 euro in contanti trovata a casa dell'operaio Giuseppe Ghirardini, suo presunto complice. I soldi erano emessi dalla Banca Centrale dell'Austria e, secondo l'accusa, sarebbero stati utilizzati da Giacomo per pagare Ghirardini, responsabile del forno in cui fu bruciato il cadavere dello zio Mario. I sospetti degli inquiranti si basavano su 4 telefonate tra Giacomo e un numero austriaco. I giudici avevano ritenuto che le banconote provenissero da Giacomo Bozzoli in ragione del rapporto commerciale che, sulla base di quei contatti, potrebbe aver intrattenuto con l'impresa austriaca. Nel suo memoriale Bozzoli afferma che la dipendente dell'impresa è disposta a giurare di non avergli mai dato denaro. Cosa accadde la sera dell'8 ottobre 2015? Mario Bozzoli scomparve e la moglie, Irene Zubani, avvertì le forze dell'ordine segnalando problemi in azienda e la paura di Mario nei confronti dei nipoti. Il magistrato titolare dell'inchiesta, Alberto Rossi, morì nel 2017 e il suo sostituto stava per archiviare il caso. L'ex procuratore Pier Luigi Maria Dell'Osso prese in mano le indagini e Giacomo finì a processo. Giorni fa la condanna all'ergastolo è stata emessa, eppure la vicenda, che sembrava conclusa, ha riservato ulteriori clamorosi colpi di scena. E non è finita qui.